Nuova puntata di Siamo Tutti Non Fungibili. Oggi abbiamo un ospite d'onore, abbiamo Matteo Mauro, criptoartista italiano tra i più rilevanti. Ciao Matteo, benvenuto. Grazie. Grazie di essere qua con noi. Puntata interessantissima per tutti coloro che vogliono imparare da una persona che è entrato nel mondo della criptoarte, che è rilevante, quindi ci potrà dare tantissimi spunti. E ricordo ovviamente sempre di iscriversi al canale, perché così riusciamo a crescere come community e riesco anche a portare ospiti interessanti come in questo caso. Chi ha domande e dubbi può scrivere nei commenti, così dopo cercheremo anche di riportare le domande a Matteo. Ma prima di tutto la sigla. Ok, allora ci siamo. Ancora grazie per essere qua. Matteo, un piccolo racconto per farti conoscere da chi è ancora che ci ascolta, che non sa chi sei. Ok, sono un po' pessimo in un certo senso a parlare del mio passato, però quello che vorrei dire è che sono un artista, sicuramente. Sono un artista che per anni si è sforzato a trasformare il digitale nel fisico e da poco ha scoperto una tecnologia che aiuta molto a evitare questo processo. Ho vissuto a Londra per tanti anni e da poco ho aperto una base a Milano, nonostante ancora io sia in Inghilterra, dove abbiamo la nostra sede principale. Ci definiamo artisti, non criptoartisti, perlomeno io personalmente, perché non vediamo barriere più tra i vari movimenti che possono essere la criptoarte, l'arte digitale, la new media art o l'arte contemporanea. Sì. Ti chiedessi una cosa rappresenta per te il mondo degli NFT rispetto a quello che era la tua attività precedente, qual è la tua definizione? Come vedi questo movimento nei prossimi anni a venire? Allora, per quanto riguarda quello che io penso del movimento NFT, sicuramente a livello tecnico è una nuova tecnologia che aiuta la certificazione delle opere digitali e il mercato delle opere digitali. Parallelamente, per vari motivi storici che precedono un po' il lancio degli NFT, cioè l'avvento delle criptovalute, la nuova classe dominante dei crypto rich, il trading online e tutte queste nuove forme del mercato dei token digitali in un certo senso, o comunque dei beni digitali, ha portato anche alla creazione di una community molto attiva che poi ha anche dei valori, che ha anche un nuovo linguaggio e ha dei nuovi modus operandi che sono ovviamente diversi da quelli del passato, anche se l'uomo non si allontana mai da se stesso. In un certo senso i pattern umani sono ciclici, ma ovviamente ci sono delle novità che vengono inserite e portate soprattutto da questa tecnologia in un certo senso. Quindi scusami, vai avanti. Pensi che sia migliorativa? Ci sono stati alcuni artisti importanti, in primis mi ricordo Brian Eno, che ha criticato il mondo della criptoarte perché trasforma gli artisti in dei piccoli avidi speculatori, no? D'altra parte ho sentito tanti artisti come tu che raccontano che ci sono state dei processi migliorativi. Non so, ti faccio un esempio stupido. Giuseppe Veneziano mi racconta: io prima dovevo fare le mostre, ci mettevo 6 mesi per farle, qualcuno mi voleva comprare il quadro, deve andare a spedire, c'era la logistica, era difficile. Quindi ci sono stati degli aspetti anche logistici molto importanti per migliorare la fruizione e la vendita dell'arte. E d'altra parte, appunto, ci sono queste due fazioni, no? Si è parlato tanto tempo, soprattutto nell'ultimo periodo, di intelligenza artificiale. Adesso con sta ChatGPT tutti parlano di intelligenza artificiale che sta producendo cose interessantissime anche sul lato visual. Il tuo tipo di visual è molto ricercato, sembra quasi anche, cioè possiamo quasi definirla molto simile a un'arte generativa, no? Fai delle composizioni molto particolari, molto astratte. Ecco, come vedi questo rapporto con l'intelligenza artificiale e come vedi che si potrà continuare il movimento di chi veramente è un artista e riusciamo a distinguere quello che è il vero valore creato con una cultura dell'arte
è quello che invece viene generato da una macchina. Sì, allora, tornando all'inizio un po' della tua domanda, da Brian Eno a Giuseppe Veneziano e quindi all'intelligenza artificiale, arte generativa, mi viene da dire, per rispondere un pochino a quello che dice Brian Eno, spesso i vecchi si scordano di quando loro erano giovani. Cioè, Brian Eno è uno degli artisti che ha spinto l'arte elettronica e quindi digitale per tantissimi anni e quindi, in un certo senso, ovviamente lui è molto schierato anche dal settore della green economy e ovviamente anche contro tutti quegli aspetti speculativi del mercato dell'arte, ma quello non è strettamente l'NFT, quello è l'essere umano che prova ad arricchirsi con qualsiasi mezzo sul quale può mettere le mani, cioè qualsiasi industria in un certo senso si lucra attraverso il qualsiasi oggetto, può essere la stessa vite, chi produce viti lucra sulle viti, chi produce legno lucra sul legno, chi produce NFT lucra su NFT, però non è intrinseca alla tecnologia, ecco, questa speculazione. Primo. Per quanto riguarda quello che dice Veneziano, ovviamente è vero, quello che aiuta un pochino questa tecnologia è a velocizzare tutte queste dinamiche, per esempio l'organizzazione delle mostre, la logistica dell'arte, che comunque è una delle cose più stressanti per un artista. Però in un certo senso bisogna stare al passo coi tempi, quindi in un certo senso sì, velocizzare il tutto, ma a me non sono una persona che comunque vede la lentezza come un qualcosa di negativo dal quale dobbiamo necessariamente allontanarci. Invece per la domanda dell'arte generativa e AI, Artificial Intelligence, è molto importante in questo momento. Allora, c'è da dire che per quanto anche l'arte generativa sfrutta una sorta di intelligenza artificiale, sono cose molto diverse anche storicamente. L'intelligenza artificiale, in un certo senso, è qualcosa che si è sviluppato veramente negli ultimi anni. Possiamo dire dal 2018 in poi, quando si è creata questa prima opera che poi è stata battuta a Christie's ed è stato il primo oggetto di arte intelligenza artificiale. Io parlo nell'arte, ovviamente in altri settori magari la sperimentazione era venuta prima. Certo. Mentre per l'arte generativa è un rapporto tra l'uomo e macchina, dove la macchina è sola calcolatrice del processo creativo. Ti faccio un esempio. Se l'intelligenza artificiale io do alla macchina tantissime informazioni visive, quindi non matematiche, visive, che insegnano alla macchina a dipingere un mio concetto. Quindi io posso dare delle hashtag, quindi uomo, barba, macchina, e lui mi crea un quadro o una serie di quadri che includono queste immagini, in un certo senso, queste composizioni. Nell'arte generativa, piccola parentesi prima di chiudere con le AI, è molto simile a dire a un pittore una commissione un po' così, un po' diciamo decorativa e dozzinale, dove tu vai da un pittore, io ho le pareti blu, vorrei un ritratto di una Madonna, però invece che su un divano dell'Ottocento, su un divano dell'Ikea. E lui fa qualcosina il pittore, ma tu ovviamente hai zero controllo sull'operazione. Dai solo degli input. L'arte generativa invece è qualcosa di molto più sofisticato. L'arte generativa è un metodo di insegnare alla macchina di disegnare o dipingere, possiamo dire, comunque di creare un'immagine attraverso, storicamente dico, o l'uso di un pixel che si muove all'interno di una placca digitale, possiamo dire uno schermo, o di una forma geometrica piana o di una forma geometrica polidimensionale, quindi un 3D. Quindi in un certo senso il pittore o l'artista, in questo caso io, non posso dire a lui creami un quadro astratto e lui crea un quadro astratto, assolutamente. Io devo tornare all'origine della tecnica e dire creami un pixel, ogni pixel fammelo muovere 10 pixel in su, poi dopo che me lo muovi 10 pixel in su vedi se attorno a te c'è un altro pixel che è vicino a te di top pixel e in base a quello muoviti a sinistra o a destra, cioè si dà una serie di comandi molto specifici e in un certo senso
ritorna molto di più al metodo di disegno tecnico tradizionale. Infatti la prima arte generativa è molto legata ai plotter, i plotter comandati a livello meccanico, digitalmente, ovviamente da grandi computer che poi si muovono e vanno a creare delle interazioni di forme. In un certo senso Solewit, che non era un artista generativo, ha spesso utilizzato frasi del genere: io non creo mai l'arte, ma creo la macchina, la struttura che mi crea l'arte. Chi usa l'intelligenza artificiale non crea neanche questa struttura, commissiona a un pittore digitale di creare un'immagine totalmente casuale. Spero di aver sì, spiegato. Chiarissimo, chiarissimo, molto molto interessante. Senti, una domanda, quando è stata, qual è stato l'evento che ha scatenato in te il pensiero di dire ok, questa cosa effettivamente cambia, hai visto il, non so, il prima un crypto artista che ha fatto qualcosa in particolare, cioè quando c'è stato il passaggio effettivo che tu hai capito che questo mondo qua poteva essere un mondo che ti poteva dar da mangiare e ti sei buttato? Allora, sì, purtroppo quello che dici è vero, in un certo senso un po' tutti all'inizio, e chi non lo dice mente, vabbè, a parte diciamo proprio quelli che veramente nel 2018 hanno iniziato a crederci, però tutti un po' sono entrati in questo mondo perché hanno visto delle possibilità di successo economico. Poi c'è chi lo ha fatto con dei contenuti, c'è chi l'ha fatto senza dei contenuti ma solo navigando l'onda. Ovviamente il modo in cui me ne sono accorto è stato un po' in ritardo, perché già nel 2018 molti amici magari del settore delle criptovalute o della finanza, del trading online, aveva parlato di questa tecnologia. Nonostante ciò, io, sai, l'arte digitale non mi fa impressione, ovviamente so esattamente il valore di un bene digitale perché lo sento nella mia vita, lo sento in generale. Però in un certo senso da lì ad allegare la mia opera a un token, così, non capivo in effetti perché io dovessi tokenizzare qualcosa di visuale, perché a volte è il dizionario il problema di tutte queste cose. Cioè quando uno dice, sei un artista, giusto, e fa arte contemporanea, arriva una persona e ti consiglia di tokenizzare. Cioè questa parola token è così estranea a quello che potrebbe essere un mio modo di lavorare, che ovviamente ti blocca. Invece se noi utilizzassimo la parola certificare, automaticamente certificare in un modo sicuro e digitale, io sono molto più interessato. Sono d'accordo, però, il problema del linguaggio è fondamentale in questo, anche in questo momento, cioè sono tutte parole che sono in qualche modo sbagliate, la stessa parola NFT è brutta, è anche scomoda. Sì, in un certo senso ti do anche ragione. Poi sai, ognuno vive le parole in modo diverso, magari c'è chi piace, c'è chi non piace, però non rispecchia esattamente ciò che è e confonde. Su questo non ci sono dubbi, è molto più semplice. Poi ovviamente ancora non è veramente user friendly. Io mi accorgo che molte persone hanno bisogno, io stesso il primo anno è stato tutto un imparare e ancora oggi forse continuo a imparare. Però tutto cambierà e cambierà a breve. In un certo senso tutto quello che ci circonda, dall'orologio, il telefonino, è il colore stesso. Io non so effettivamente come è fatto, cos'è un telefonino, però riconosco il suo valore. Cioè ormai gli so dare delle funzioni, io non so come funziona una chiamata, però so che posso parlare con Eugenio a distanza. Io non so come funzionano gli ingranaggi, ma so che veramente lui mi dà l'ora giusta. Io non so effettivamente perché se tu mischi due colori ti esce un terzo colore. Chimicamente io non lo riesco a comprendere, ma da pittore lo accetto. E l'NFT verrà accettato, il problema è che adesso noi non capiamo e ci fermiamo lì, perché ci fa paura. Invece non bisogna capire tutto della vita, perché noi non capiamo niente, non sappiamo neanche perché siamo vivi, eppure lo accettiamo e ci impegniamo. E con l'NFT dobbiamo applicare quella tecnica, dobbiamo avere meno paura, e lasciarci andare a qualcosa di veramente valido, che però deve essere ben utilizzato e non connesso principalmente a un sogno della ricchezza, a un sogno della speculazione e tutte queste altre balle, sì, che tutto sommato ci propina un po' la stampa e un po', sì, diciamo... esatto, il problema è anche tutta una serie di terrorismo, giornalettismo e terrorismo mediatico che
in tanti stanno facendo perché ancora non comprendono, perché magari fanno degli interessi di qualche sponsor, di qualche banca, non si sa, però sicuramente diventa rilevante, diventerà sempre più rilevante perché comunque porta utilità, porta un'apertura, porta cultura, e infatti la cultura è forse il tema che vorrei arrivare a parlare con te, cioè ci sono dei brand che adesso vogliono entrare nel Web3 e stanno cercando il supporto degli artisti per una cosa che magari è una causa di business, non è una causa legata alla cultura Web3, non è una causa legata al perché quell'artista è entrato, è diventato rilevante nello spazio. E questo è molto interessante anche perché ci sono tante persone che adesso, come dici tu, stanno guardando ai soldi e quindi guardano questo settore solo dal punto di vista della possibile ricchezza, che così non è. E su questo che cosa ci puoi raccontare rispetto anche proprio alla cultura, al linguaggio che si deve utilizzare nei canali dove si parla, al perché vengono fatte certe opere, e quindi c'è un senso generale dietro a tutto questo? Sì, allora, in un certo senso la cultura, l'abitudine dei brand di arrivare agli artisti è ormai storicizzata, mi verrebbe da dire. Potrei tornare molto indietro nel tempo, ma basta guardare anche gli ultimi 100 anni. Ho visto dei poster esso fatti da Dalì, insomma, Andy Warhol era uno dei più grandi che si prestava a dare la sua immagine, la sua arte ai brand. Ovviamente i brand, come ogni altra azienda, quando vede un'opportunità prova a lanciarsi per due motivi, o per monetizzare o per apparire di essere al passo coi tempi, fondamentalmente. Perché poi la cultura del brand è così statica che si fa tutto un po' a imitare. In questo periodo la gente fa le foto sotto i portici in ambienti sporchi, allora tutti vanno a fotografare in quella. O poi tutti tornano a fotografare all'interno dei palazzi barocchi. Un po' va a trend, no? Ovviamente in questo momento c'è questo forte trend di recupero dei classici che sono stati invece banditi durante tutto il periodo dell'arte moderna, e ovviamente c'è anche questo appealing un po' per lo street, no? Per lo street style. Forse anche dovuto all'avvento degli sportswear, questo non è il mio settore, non vorrei sbagliare. Invece, per quanto riguarda la parte culturale, se questo è giusto o sbagliato, non te lo so dire, perché sai, poi tutte le industrie in un certo senso si mischiano, la moda, l'artista. Purtroppo si fa sempre senza comprendere veramente l'azione che si va a compiere, perché questo, quello che vogliono fare i brand, tu l'hai detto, in un certo senso utilizzare, non veramente, cioè utilizzare forse anche sfruttando in modo parassitario, cioè loro dicono: io ti affianco alla mia immagine, quello dovrebbe essere tutto. Invece con quella potenza si potrebbe veramente investire un pochino nella ricerca artistica, per esempio, che è uno dei settori che mi interessa di più. Per quanto riguarda invece il linguaggio interno alla community, posso parlare un po' se tu vuoi. Comunque, fondamentalmente, con l'avvento degli NFT, forse anche delle criptovalute, prima con i forum, in effetti con le criptovalute, è nato un forte movimento di anonimi in cerca di un'identità, sia nel metaverso in un certo senso, e quando dico metaverso, sbagliando, intendo anche proprio la profile picture del forum, Sì, cioè certo. l'ambiente dell'internet in un certo Identità senso, digitale, diciamo. digitale, sì, che adesso è diventato questa sorta di pianeta metaverso o serie di pianeti. Quindi tutta questa comunità, secondo me, a un certo punto ha sentito dall'anonimato una necessità di comunque distinguersi, perché anche ogni writer non vuole essere scoperto, ma vuole essere famosissimo e sulla bocca di tutti. Quindi c'è, in un certo senso, questo ossimoro tipico del writing o di tutte quelle che sono i movimenti degli anonimi. C'erano degli anonimi molto potenti, magari riconosciuti solamente dal nome, che cercavano un'identità. E nel 2017, o in quel periodo, quando sono nate le prime collezioni profile picture come i CryptoPunk e altri che ora non sto neanche qui a dire, queste persone hanno trovato effettivamente l'opportunità di affiancare la loro immagine
immateriale a qualcosa di immateriale ma antropomorfico, perché il criptopunk comunque è una figura umana o aliena o scimmiesca, ma comunque rimane una maschera umana, è riconoscibile col naso, gli occhi, la bocca. Questo è per la riconoscibilità all'interno del criptopunk diventa anche, grazie all'algoritmo di come è stato sviluppato, gerarchia, perché ci sono i rari, i semirari, i completamente non rari e così via. Quindi è importante anche all'interno di una comunità di sentirsi il capobranco. E allora lì chi ha potuto si è comprato diciamo le immagini più di valore di queste collezioni. Ok, tutto ciò poi si è fuso con la cultura dei social media, in questo caso fondamentalmente Twitter, e su Twitter ovviamente da lì si è un po' portato tutto il linguaggio della crypto community, da We're All Gonna Make It, Wayne Lambo e tutti questi slogan motivazionali. È un po' tutto un nuovo linguaggio che magari è stato preso in prestito dall'industria del merchandising, come per esempio droppare, limited edition, tutte queste cose, timed edition, che sono nate non so quando, forse da sempre, però con l'industria del merchandising e delle sneakers collezionabili e di tutte queste robe ovviamente sono esplose queste terminologie. Quindi ha preso un po' dalla social media culture, entrando su Twitter, un po' forse dalla street culture del writing. Se tu vedi tutti i più grandi collezionisti e tutti i più grandi artisti sono tutti anonimi in questo settore. E poi ovviamente si è fusa con un'altra cosa, cioè con l'artista, l'idea dell'immagine dell'artista indipendente. Cioè l'artista, una volta che ha chiuso bottega dopo il Rinascimento e tutto, più là è diventato artista maledetto e senza un quattrino, sono tutte immagini, più là è diventato preda dei galleristi o dei rivenditori dell'arte, che comunque è una categoria che io invece rispetto quando sa lavorare bene, con i social media, come tutti i creators, è diventato l'indipendente, colui che non ha bisogno di niente e nessuno, perché la massa, grazie al virale e grazie al contributo dei like, degli share e tutto, ti può far valutare, dare un valore. Questo valore inizialmente erano le views, sono diventati like, e in un certo senso, se voglio esagerare, oggi sono diventati gli Ethereum, che è un altro token, anche il like è un token. Certo. E noi ne abbiamo uno per posto, in un certo senso. E niente, in tutto ciò, poi in questo casino, si è andata a formare l'idea dell'artista che fa i drop, che vende merchandising, però è arte, ed è digitalizzata, su social media è una star, insomma si sono uniti tutti gli elementi in questo settore che comunque non aspettava altro in un certo senso, perché era perfetto per questa congiunzione. Anche lo stesso sistema solare non si è creato in un giorno, a volte un giorno c'era il sole, poi un pianeta si avvicina e poi a un certo punto trovano il loro equilibrio e restano così per tanti anni, e forse c'erano tutti questi elementi, ma mi sembra che in questo momento tutto abbia trovato un suo equilibrio. La bolla sta scendendo e ora in questo equilibrio si capirà quello che vale e quello che non vale. Sì, sono d'accordo. Quali possono essere degli step che tu puoi consigliare ad artisti che sono artisti già attivi nel mondo fisico, quindi non nel mondo digitale? Magari possono essere fotografi, possono essere pittori, che guardano questo spazio come un modo per creare anche valore per la propria community, per creare un nuovo sistema per agganciarsi ai propri fan, ai propri sostenitori. Però diciamo che è un mondo molto tecnico, molto difficile entrarci, no? A parte tutto il discorso che la massa di informazioni è infinita, no? Quando mi ricordo, quando io ho iniziato a comprendere, a studiare, passavo le notti su Discord, a leggere, guardarmi video su YouTube, chiedevo informazioni, ed è un processo molto lento. Però a parte quello, io non sono un creator. Tu sei un creator e sicuramente puoi dare qualche input legato al fatto che, non so, per esempio un fotografo famoso dice: adesso metto le mie foto, le butto su OpenSea e poi vediamo cosa succede. Invece no, ci sono tutta una serie di cose che vanno fatte per entrare in contatto anche con le persone. Se ci puoi condividere qualcosa, potrebbe essere molto interessante. Allora, innanzitutto, per quanto riguarda gli artisti del fisico,
di creare un progetto ad hoc fondamentalmente, cioè non entrare in blockchain con la speranza di aprirsi un nuovo mercato, perché questo non avverrà più. E se è avvenuto è stato un caso, un po' come vincere alla lotteria solo ad alcune persone o una piccola categoria. Ma piuttosto, se hanno veramente in mente un concetto strutturato che ha un valore artistico, e questo si presta molto di più alla certificazione digitale piuttosto che alla certificazione fisica o il mondo delle gallerie fisiche o quello che è un po' tutta la struttura classica, sicuramente non perdere l'opportunità di sfruttare queste nuove tecnologie, perché ne avrà un guadagno, ma non solo dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista proprio tecnico in un certo senso. Se non si ha questo, fermare immediatamente qualsiasi prova di far muovere un pochino i quadri attuali della propria collezione, perché quella è stato uno dei più grandi errori che incluso io ho fatto all'inizio di tutto ciò, perché all'inizio neanche si sapeva cosa fosse questa arte NFT, quindi tutti un po' seguivano, ah, deve essere per forza in motion, allora tutti aggiungevano questi effetti del cellulare che fanno muovere le cose. Erratissimo, erratissimo. Imparare dagli errori di quelli che li hanno già fatti, quindi un pochino dai membri della community. Ovviamente studiare un po' tutta la community, perché essendo un movimento comunitario, ci sono determinate leggi interne alle quali uno in un certo senso o è molto bravo a obbedire o è molto intelligente a disobbedire creando un nuovo trend. Quindi poi quello dipende dalla preziosità di ognuno di noi a capire a quale delle due cose sa fare meglio, non una è meglio dell'altra comunque. Dopodiché, una volta che si ha un progetto pronto, magari farsi seguire da un artista che già lo ha fatto, oppure da tantissimi manager che ormai ci sono nel settore, capire come al meglio, purtroppo devo dire, creare un marketing attorno a questo. Ma questo è in tutto, cioè se io creo un brand di qualcosa, di cappelli, oppure sono un fotografo bravo ma non ha un mercato, non è che faccio una mostra e vendo tutto, non è che, non lo so, uno prende un cappello e diventa milionario così. Certo. Qualsiasi tipo di nuova startup o idea o lancio di idea va strutturato in un certo senso. Quindi non, sia l'NFT che l'arte in generale non va affrontata step by step con molta pazienza e nel giro di anni, cioè sono carriere comunque lunghe. Dimentichiamoci l'idea del successo overnight, quello è qualcosa troppo connessa alla viralità e di quest'idea del mito per un giorno. Ora non so, non c'era proprio un modo di dire molto buono per descrivere questo, però che tutti per un giorno siamo stati dei miti in questa società. Non so chi ha fatto un video, chi ha fatto una foto che è diventata virale o chi ha venduto a molti. Questo è un concetto che non è sostenibile ed è anche dell'Ethereum, perché fa soffrire molto tutte le persone che vogliono inserirsi in questo settore, perché poi si scoraggiano. Quando una persona viene venduto un sogno irrealizzabile, non lo ottiene dopo poco tempo, si scoraggia e si ferma. Però noi non dobbiamo farci abbindolare, ma guarda che tutti soffriamo per questa cosa, cioè tu dici, io sono un artista rispettato e di successo. Sicuramente io, se voglio, posso sentirmi minimo in confronto di un altro. Un altro, che ti posso dire? Parliamo di grandissimi artisti. Damien Hirst, record in assoluto di vendite in totale. Sicuramente sarà geloso di Jeff Koons perché ha avuto la vendita di un pezzo sul singolo pezzo maggiore della sua. Quindi è il più costoso artista vivente. Jeff Koons sarà invidioso perché non sa dipingere come Dalì, cioè, capito? Questo cerchio dell'insoddisfazione legata a un'invidia, che poi è brutto dirlo invidia, però in un certo senso di un paragonarsi agli altri, secondo me è qualcosa di deleterio. Io consiglio piuttosto di concentrarsi sulla propria pratica, avere pazienza e farlo con onestà e con intelligenza. Molto, molto bene.
Ti ringrazio, è stata veramente una super puntata. Metteremo in descrizione sul canale, sul video di YouTube, metteremo tutti i riferimenti per raggiungerti, il tuo sito internet e tutto quello che insomma può essere rilevante per chi vuole conoscere meglio il tuo mondo. Ci vediamo a qualche mostra o qualche mostra digitale, spero di beccarti presto in maniera fisica. Grazie ancora per il tuo tempo e grazie a voi. A presto.